Ciao a tutti, benvenuti anche oggi nel mio canale, anche oggi per un altro video dedicato all'ESC, Eurovision Song Contest. Questa è la settimana dell'Eurovision Song Contest e questi sono video che io dedico appunto a questa manifestazione, celebrando i vincitori di questa grande manifestazione che è iniziata nel 1956 e tuttora in corso, e ne prendo spunto per raccontarvi anche la storia che girava intorno a questa manifestazione, perciò nel mondo cosa accadeva in quegli anni in cui si cantavano queste canzoni. Oggi affrontiamo gli anni 70 e quindi ascolteremo tutti i vincitori degli anni 70 della Eurovision Song Contest, ma conosceremo anche gli avvenimenti più importanti di questo decennio. Vi auguro una buona visione, ciao Dani! 1970. L'8 maggio viene pubblicato l'ultimo album insieme dei Beatles, si intitola Let It Be. Il 18 di settembre muore Jimi Hendrix e il 4 ottobre muore Janis Joplin. Il 5 ottobre esce l'album Led Zeppelin 3. Il 13 novembre Hafiz al-Assad sale al potere in Siria. Attentati terroristici e guerriglie urbane fra cattolici e protestanti in Irlanda del Nord. Il governo della Libia, guidato dal colonnello Muammar Gheddafi, espelle gli italiani dal paese. 1971. Il 25 gennaio sale al potere Idi Amin Dada in Uganda. Il 3 luglio muore a Parigi Jim Morrison. Il 2 agosto esce Who's Next, quinto album in studio della rock band britannica The Who. Il 28 agosto, poche miglia al largo di Monopoli, a causa di una fuga di gas, naufraga la nave Eleanna. Il 25 ottobre la Cina è ammessa all'ONU. Il 29 dicembre viene eletto sesto presidente della Repubblica Italiana il democristiano Giovanni Leone. A Londra nasce la rock band The Queen, formata da Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor. 1972. Il 30 gennaio a Derry, in Irlanda del Nord, i parabritannici aprono il fuoco uccidendo 14 persone. Ed è la Bloody Sunday. Il 31 maggio un'autobomba esplode nei pressi di Peteano e sarà la strage di Peteano. Il 5 settembre alle Olimpiadi di Monaco di Baviera un commando di terroristi palestinesi appartenenti al Settembre Nero uccide 11 atleti israeliani. Vengono siglati fra Stati Uniti e Unione Sovietica gli accordi SALT I per la riduzione delle armi di distruzione di massa. Richard Nixon annuncia lo sviluppo del programma spaziale Space Shuttle. Esce sul mercato la Magnavox Odyssey, è la prima console per videogiochi al mondo. 1973. Il 20 luglio muore Bruce Lee. L'11 settembre, con l'appoggio degli Stati Uniti, un colpo di Stato in Cile rovescia il governo socialista e si instaura la terribile dittatura militare di Augusto Pinochet. Il 14 gennaio Elvis Presley si esibisce nel suo celebre Aloha from Hawaii, il primo concerto trasmesso in diretta a Mondovisione. Gli Stati Uniti d'America ritirano le truppe del Vietnam. Esplode in Medio Oriente la guerra del Kippur. Nasce la band australiana degli AC/DC. Esce l'album The Dark Side of the Moon di Pink Floyd. Ed esce Queen, il primo album dell'omonima band. 1974. Il 25 aprile un colpo di stato militare non violento delle forze di sinistra fa cadere in Portogallo la dittatura fascista. Il 28 maggio una bomba nascosta in un cestino porta rifiuti esplode durante una manifestazione sindacalista nella centrale piazza della loggia di Brescia. Il 1 luglio muore ad Olivos il generale politico argentino Perón. Il 4 agosto una bomba esplode su una carrozza del Trenitalicus all'uscita della Grande Galleria dell'Appennino. Il 9 agosto si dimette il presidente degli Stati Uniti d'America Richard Nixon, in seguito allo scandalo Watergate. Il 17 novembre si svolgono le elezioni democratiche in Grecia, che pongono fine alla dittatura dei colonnelli. L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina viene ammessa all'ONU. Gli ABBA vincono l'Eurovision Song Contest con il brano Waterloo. Escono Queen 2 e Sheer Heart Attack, due album dei Queen. 1975. Il 24 febbraio esce l'album Physical Graffiti dei Led Zeppelin. Il 4 aprile viene fondata la Microsoft. Il 13 aprile scoppia in Libano una guerra civile.
Il 30 aprile finisce la guerra del Vietnam e il 31 ottobre esce il singolo Bohemian Rhapsody dei Queen. Il 20 novembre muore, dopo 36 anni di dittatura in Spagna, il generale Francisco Franco. Sale al trono il re Juan Carlos di Borbone. In conseguenza a un'applicazione confusa delle leggi sul sistema radiotelevisivo, verso la metà del decennio nascono in Italia le prime radio e televisioni private. 1976. Il 24 marzo Jorge Rafael Videla attua un golpe militare in Argentina, rovesciando la democraticamente eletta Isabelita Perón. Il 20 giugno si svolgono le elezioni politiche in Italia, a vincere il Partito Comunista Italiano. Il 9 settembre muore Mao Zedong in Cina. Il 22 ottobre esce al cinema e nei negozi il film concerto delle Zeppelin dell'album The Song Remains the Same. Entra in servizio il Concorde. Viene costruito l'Enterprise e viene fondata la Apple. 1977. Il 25 maggio esce il primo film della fortunata saga Guerre Stellari. Il 16 agosto muore Elvis Presley. A Tenerife due aerei si scontrano sulla pista dell'aeroporto, provocando 583 vittime. È il disastro aereo di Tenerife. Nel 1977 c'è anche l'ascesa al grande pubblico della musica e della moda punk, come anche l'ascesa al grande pubblico della disco music e della moderna concezione di discoteca. Vengono mandate due delle prime sonde spaziali di nome Voyager 1 e Voyager 2. Mark Knopfler e David Knopfler formano i Dire Straits, una delle band rock britanniche più famose al mondo. 1978. Il 16 marzo, in via Fania a Roma, un comando delle Brigate Rosse rapisce Aldo Moro. 9 maggio, il corpo senza vita di Moro verrà ritrovato nel baule di una Renault 4. Il 25 giugno l'Argentina vince i mondiali di calcio. L'8 luglio, in seguito alle dimissioni di Giovanni Leone, Sandro Pertini diventa il presidente della Repubblica Italiana. Il 6 agosto muore Papa Paolo VI. Il 26 agosto gli succede Giovanni Paolo I, che però muore dopo soli 33 giorni di pontificato. Il 16 ottobre viene eletto Papa il polacco Karol Wojtyla. Giovanni Paolo II, che lascerà una traccia profonda nella storia del Novecento con un pontificato lungo ben 27 anni. Il 17 di settembre gli accordi di Camp David. Ed infine viene nel 78 fondata la Pixar Animation Studios, la prima ditta ad occuparsi di computer grafica ad alti livelli. 1979. Margaret Thatcher e Maria de Lourdes Pintasilgo vengono elette primo ministro rispettivamente del Regno Unito e del Portogallo e sono le prime donne in Europa a guidare un governo. Dal 7 al 10 giugno per la prima volta viene eletto il Parlamento Europeo. Il 24 dicembre l'URSS invade l'Afghanistan. Scoppia la seconda crisi energetica petrolifera degli anni 70 del Novecento. A febbraio in Iran lo Shah viene deposto. A dicembre viene dichiarato leader supremo Khomeini. Philips e Sony inventano il Compact Disc e nasce il CD. Sony inventa e lancia sul mercato il Walkman. Esce l'album The Wall dei Pink Floyd. Viene dichiarato estinto il virus del vaiolo. Questi erano gli anni 70. Après toi.
Cause you know I'll have to say. Un bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle chanson, naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant